Ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi vi racconterò cosa è successo il 23 settembre a Monza. Proprio in quel giorno c'era anche Marchettino con la sua M3 e Passione Motori che si sono messi a driftare su Monza, una roba assurda. Dovevate vedere nei paddock, c'era soltanto Marchettino che faceva un casino assurdo. Però comunque vorrei raccontarvi quello che è successo a me. Il 23 settembre a Monza c'era la GT Cup con dei track day che potevi andare, se tu ti iscrivevi potevi andare in Monza a girare. E più c'era come sponsor Top Gear. E Top Gear ha allestito uno stand bello grande in cui potevi provare o la Citroen DS3 oppure potevi provare a fare del drift con la Peugeot 208 GT, se mi sbaglio. Bello che andiamo a chiedere informazioni perché ci sono dei moduli come al solito da compilare e serve la patente. Ma io non ho patente perché io l'unica patente che ho è quella per la moto 125. Non so proprio per quale motivo, ma sono riuscito ad provarla e a driftare. È stata un'esperienza bellissima, spero di poterla riprovare e questo panorama vi lascio al video. Bella raga! Sicurezza prima di tutto. Non ci sta male. Sistema di giusto. No, vero. Accendiamo. Togli l'ESP che è il tasto centrale. Calcola sempre che l'altezza questa sì. Deve essere alle tue spalle. Oh. E questo è l'angolo che tu devi avere. Ok. Per avere proprio i movimenti. Va bene. Andremo a fare un 8, ok? Ok. Tutto in prima. Sì. Sì. Di schiacciare la frizione altrimenti come adesso ci si spinge. Ok. Quando parte, sì. Okay, no? Hai fatto questo, sì. Parte, sì. Non pensare all'esercizio, okay. Ma senti la macchina sotto il culo, okay? Ok? Non pensare, allora adesso Marco mi ha detto di sì. Frenare, cioè di controsterzare, no, se parte subito vado a controsterzare, quindi vado verso di là? Sì. Sereno come prima, non andare a cercare di fare la sbandata perché ci parte subito. Tu vai normale. Torno indietro? Sì. Sì.